23 novembre del 1916 morì a Vienna l'imperatore Francesco Giuseppe, salito sul trono nel lontano 1848. Aveva 86 anni. L'impero aveva oltre 5 secoli di vita, 2 anni ancora e sarebbe finito. Un cerimoniale antico. Le porte della chiesa di Sant'Agostino, sepoltura degli imperatori d'Austria, erano chiuse. Il gran ciambellano dell'impero, conte di Montenuovo, per 2 volte picchiava al portale. E ogni volta un frate cappuccino chiedeva chi è. «Sono Francesco Giuseppe, imperatore d'Austria», rispondeva il ciambellano. «Non conosco imperatori», diceva il frate. Alla terza volta il conte di Montenuovo cambiava linguaggio. «Sono tuo fratello Francesco Giuseppe, un miserabile peccatore». E le porte si aprivano. Fu l'ultimo funerale di un imperatore d'Austria. L'incontro tra l'imperatore Carlo d'Austria e Guglielmo II di Germania nel 1917. Il nuovo imperatore Carlo, ai primi del 17, avrebbe voluto avviare trattative di pace. Ebbe contatti con i francesi, che però non dettero risultati. La guerra era una macchina mostruosa che nessuno riusciva a fermare. Altri 3 imperi, oltre quello russo, crollato nel febbraio del 17, saranno travolti dalla catastrofe. Quello austro-ungarico, erede del Sacro Romano Impero di Carlo Magno, quello germanico, la cui famiglia imperiale, gli Hohenzollern, dominavano la Prussia fin dal 1200, e il califfato turco di Costantinopoli, che rimontava niente meno che a Maometto 1300 anni prima. La guerra mondiale è stata tante cose, anche la fine di ciò che restava del Medioevo in Europa. In un mare di sangue e di incompetenza finivano quelle che erano stati vecchi e gloriosi regni, vecchie e gloriose civiltà. Guglielmo II in visita a Costantinopoli. Se le monarchie di diritto divino erano in crisi, i regimi parlamentari non erano in condizioni migliori. La Francia nel 17 aveva già perso 1,5 milioni di uomini, l'Inghilterra quasi 1 milione. Per che cosa? Un'oscura controversia balcanica, la questione della Serbia, si era trasformata nella più sanguinosa guerra della storia. A questo punto si determinò una gigantesca mistificazione. Per giustificare il massacro, scopi di guerra sempre più alti e nobili furono inventati da entrambe le parti. Si combatteva perché non ci fossero mai più guerre, si diceva in Francia, in Inghilterra, in Italia, per la libertà dei popoli, per la democrazia. Dall'altra parte, obiettivi altrettanto altisonanti. Si chiedeva per la Germania la guida non più solo dell'Europa centrale o di tutta l'Europa, ma del mondo intero. 3 milioni di morti per rimettere a posto la Serbia erano troppi. Si doveva parlare di un nuovo millennio tedesco. Clemenceau in Francia. Ufficiali francesi. Joffre, il vincitore della Marne. Re Giorgio d'Inghilterra. Il primo ministro inglese Lloyd George. Una battaglia dopo l'altra, sempre senza esito. Perché non fare una pace di compromesso? Ma un compromesso significava ammettere l'incapacità dei governi e degli stati maggiori, ammettere che l'Europa era stata inutilmente messa in croce per 3 anni. Quando il Papa Benedetto XV, nel 17, parlò di inutile strage, alcuni generali italiani dissero che bisognava impiccarlo, il che dà l'idea del clima di follia di quegli anni. Nessuno ne poteva più. Faceva freddo, il carbone era insufficiente.
Si escogitarono sistemi per cucinare usando sempre meno combustibili. Il razionamento era feroce soprattutto in Germania e in Austria-Ungheria, affamate dal blocco navale. Ma anche in Inghilterra le cose non erano facili. Nel 17, non solo in Russia, ma in tutta Europa, si cominciò a sentire aria di rivoluzione. In Italia agitazioni continue, a Firenze, a Napoli, a Cosenza. Erano soprattutto le donne a protestare. «Perché far figli? Perché il re li faccia ammazzare», urlò una contadina lucana ai carabinieri. Nell'agosto del 17, scioperi e sommosse a Torino. Le truppe spararono sulla folla. Ci furono una cinquantina di morti. A Londra si manifestò dapprima contro il rincaro del cibo, ma poi gli operai cominciarono a gridare pace, pace. Qualcosa di molto profondo si andava incrinando in Europa. Un minimo di fiducia tra governati e governanti è necessario in ogni caso. Ma le basi stesse di questo consenso, il cosiddetto patto sociale, senza il quale nessuna società può andare avanti, venivano erose dalla guerra. La ragione di Stato appariva ed era una logica folle e sanguinaria. Parigi nel 1917. Allo scontento contribuiva una minoranza che continuava a vivere bene, anzi troppo bene. Era la piaga dei profittatori di guerra. L'Italia ebbe purtroppo in materia un triste primato. Scarpe con la suola di cartone vendute al prezzo di scarpe di cuoio all'esercito. Esplosivi che non esplodevano o che esplodevano al momento sbagliato. Armi ed equipaggiamenti difettosi. E lo stile di vita degli arricchiti era chiassoso e sfrontato, quasi una sfida al disprezzo da cui erano circondati. Ma i soldati in licenza vedevano questi spettacoli e avevano la sensazione che si cospirasse per depredarli di tutto ciò che avevano al mondo, vita compresa. Una tremenda collera nasceva nelle trincee. Le notizie dalla Russia avevano consentito alla sinistra di rialzare la testa. Scioperi a catena in Francia. Una riunione pacifista a Londra, dove parlava già allora Bertrand Russell, venne interrotta con violenza. La sinistra laburista scese in piazza. No more war è il suo slogan. Non più guerra. L'Internazionale Socialista stava per rinascere. A Stoccolma i socialisti avevano convocato una conferenza di pacifisti. In Germania mancava tutto. Si fecero fondere le campane per recuperarne il metallo. La fame era tremenda. Si cercava cibo nei bidoni della spazzatura. Anche lì scioperi e manifestazioni. Basta con la guerra. Alla testa della sinistra socialista tedesca c'erano Rosa Luxemburg, Liebknecht e Hugo Haas. I paesi colonialisti, soprattutto Inghilterra e Francia, inviarono in Europa una grande quantità di truppe indigene. Un reparto di cavalleria marocchina in partenza per la Francia. Questi reparti, vera carne da cannone, furono massacrati in maniera spaventosa. Soldati algerini. Soldati vietnamiti.
lavoratori cinesi ingaggiati dall'esercito francese. In segreto, l'alto comando francese preparava una nuova offensiva. Il comandante in capo, generale Nivelle, l'aveva studiata nei minimi particolari. Era convinto di aver trovato finalmente un modo per spezzare il fronte tedesco. In 2 settimane fece uccidere 100.000 soldati francesi e avrebbe continuato per chissà quanto altro tempo se il governo, alla fine, non l'avesse esonerato. L'offensiva iniziò il 9 aprile. Per la prima volta vennero usati in maniera massiccia i carri armati, che in quell'occasione non ottennero risultati decisivi, come invece accadde più tardi nel 18. Era nata una nuova, terribile arma. Il piano di Nivelle era sbagliato. 2 anni e mezzo di guerra avevano insegnato che questo tipo di attacchi non serviva a nulla. In una sola giornata, il 16 d'aprile del 17, i francesi avevano perso tra morti e feriti 150.000 uomini. Gli ospedali da campo non ce la facevano a curare tutti i feriti. I francesi adottarono un sistema, il triage, la cernita cioè. I feriti erano divisi in 3 categorie. I leggeri venivano medicati alla svelta e rimandati in linea. Quelli gravi, ma non troppo, andavano all'ospedale. I più gravi e quelli che avrebbero avuto bisogno di cure complicate venivano spesso lasciati morire senza che nessuno si occupasse di loro. 40.000 soldati francesi si rivoltarono. Il comando francese andò per le spicce. Si è parlato di 20.000 fucilati, cifra probabilmente esagerata. Certo, la repressione fu spietata. Tra le vittime vanno contati anche quei soldati indisciplinati, mandati fuori dalle trincee a compiere missioni impossibili, con pochissime probabilità di ritorno. Il nuovo comandante in capo, Pétain, capì che l'esercito francese era sull'orlo del collasso. La sua strategia fu semplice: sospendere le offensive, aspettare che l'enorme esercito americano arrivasse in Europa e modificasse i rapporti di forza. Ma le conseguenze di tante inutili stragi si faranno sentire a lungo. Per decenni la Francia rimarrà un paese profondamente sfiduciato e ammalato. Nel maggio del 1917, offensiva italiana, la 10ª battaglia dell'Isonzo. Le perdite, 127.000 tra morti e feriti nel giro di pochi giorni. Alla fine, scrisse un testimonio, i fanti salivano in linea senza ribellarsi, ma piangevano. Ribellarsi era difficile. Dopo la 9ª battaglia dell'Isonzo, Cadorna aveva detto: grazie alle fucilazioni la disciplina è stata ristabilita. E in una circolare aveva aggiunto: la fucilazione in tempo di guerra è una dolorosa necessità. Ma tanta severità aveva una giustificazione? Parrebbe di no. In un'inchiesta riservata sulla sconfitta di Caporetto, compiuta per il suo governo da un parlamentare francese, Abel Ferry, vennero dati questi giudizi. Il soldato italiano era ottimo, per certi versi, come capacità di sacrificio, superiore ai soldati francesi e inglesi. La preparazione degli ufficiali inferiori era spesso insufficiente. Gli alti ufficiali, a dirla semplicemente, erano un branco di incapaci. Nell'agosto del 17, altra offensiva italiana sull'Isonzo. La seconda armata, agli ordini del generale Cappello, avrebbe dovuto sfondare oltre l'Isonzo in direzione dell'altipiano della Vansizza. La terza armata, comandata dal duca d'Aosta, avrebbe dovuto sfondare sul Carso.
Il 18 agosto l'artiglieria italiana aprì il fuoco. Sulla Baensizza, gli italiani riuscirono ad avanzare per qualche chilometro. A fine agosto, anche l'undicesima battaglia dell'Isonzo era finita, senza risultati apprezzabili. Così si preparò la sconfitta di Caporetto. Il crollo dei russi aveva consentito agli austriaci di portare sul fronte italiano nuove truppe. Speravano di mettere l'Italia fuori combattimento con un'offensiva di sorpresa su un tratto di fronte fino a quel momento relativamente inattivo, in montagna tra Plezzo e Tolmino. I tedeschi contribuirono mandando 7 divisioni in aiuto agli austriaci. Lo Stato Maggiore tedesco aveva elaborato una nuova strategia. I tedeschi si spostarono copertamente, spesso solo di notte. Cadorna non doveva sapere che le forze austro-tedesche si concentravano sull'Alto Isonzo. Eppure, agli italiani, molte informazioni erano arrivate, specie grazie ai disertori dell'esercito austriaco. Cadorna era un uomo tutto d'un pezzo. Si era messo in testa che a partire dal 20 ottobre era troppo tardi perché ci fossero operazioni militari importanti ed era andato in vacanza. I suoi subordinati avevano paura di contraddirlo. Gli indizi di una prossima offensiva vennero quindi trascurati. All'alba del 24 ottobre 17, le artiglierie austriache e tedesche aprirono il fuoco, non più come si era fatto sempre fino ad allora, su un arco di fronte molto ampio, ma su un settore ristretto e molto profondo. Migliaia di cannoni. Da parte italiana, i cannoni non risposero. E qui la colpa pare fosse di un altro generale, destinato poi a fare molta carriera, Badoglio. Quest'ultimo era uno spirito accentratore. Il capo doveva decidere ogni cosa. Aveva dato quindi ordine alle batterie italiane di non sparare per nessuna ragione senza ordine superiore. A chi non avesse ubbidito veniva promesso il solito trattamento in uso nell'esercito italiano. Corti marziali, destituzioni, fucilazioni. Il fuoco austro-tedesco interruppe tutte le comunicazioni telefoniche fra il comando e le sue batterie e i 700 cannoni italiani nella zona rimasero per ore in attesa dell'ordine di rispondere. Dinanzi a Plezzo, la prima linea non poté resistere. Gli italiani, più di 800, erano morti quasi senza accorgersene. Nella notte i tedeschi avevano lanciato gas asfissianti. Sfondato il fronte, i tedeschi e gli austriaci, contrariamente a quanto si era fatto fino ad allora, non si preoccuparono di ciò che succedeva ai lati, ma andarono avanti in piccoli gruppi autonomi, disorganizzando le nostre retrovie. Per gli italiani fu il crollo. Ci furono molti episodi di resistenza eroica, per esempio le cariche di una brigata di cavalleria comandata dal generale Emo di Capodilista, che trattennero per 2 giorni l'avanzata delle forze austriache e tedesche.
Molti reparti si fecero massacrare fino all'ultimo uomo senza arrendersi. La disfatta, intanto, aveva preso proporzioni apocalittiche. A centinaia di migliaia, gli sbandati si ritiravano insieme ai reparti che avevano mantenuto l'inquadramento e alla popolazione civile. Per qualche settimana sembrò che l'Italia, come la Russia, come la Romania, fosse sul punto di essere costretta alla resa. Sulle prime, i comandi, per riprendere le cose in mano, usarono i vecchi metodi, moltiplicarono le fucilazioni. Il caso limite si ebbe a 90, dove un generale, Andrea Graziani, fece fucilare un soldato colpevole di averlo guardato durante la ritirata fumando il sigaro con aria sarcastica. Ma le cose stavano per cambiare. Il nuovo comandante supremo, Diaz, che aveva preso il posto di Cadorna, era un uomo di buon senso. Fece come Pétain in Francia. Evitò di fare uccidere inutilmente i suoi soldati, ne curò il morale. Mostrò di occuparsi del loro benessere. Al fronte venne mandata una nuova leva, i ragazzi del 99, appena diciottenni, che affrontarono la guerra con entusiasmo, senza il cupo scetticismo di chi aveva visto tante inutili battaglie. E poi l'invasione aveva fatto scattare una molla patriottica genuina. La maggioranza del paese, è vero, non aveva voluto la guerra, ma non voleva nemmeno il ritorno della dominazione austriaca. Gli austriaci e i tedeschi, arrivati al Piave, dovettero aspettare quasi un mese per raggrupparsi. Quando ai primi di dicembre ripartirono all'attacco, si trovarono di fronte un esercito formato in maggioranza da ragazzini che si difendevano con caparbietà sul Piave e sul Monte Grappa e che non li lasciarono passare. È un punto fondamentale. Forse l'intesa si salvò nel novembre del 17 sul fronte italiano. Un crollo dell'Italia dopo quello della Russia avrebbe potuto innescare reazioni a catena. Dopotutto Francia e Inghilterra, nel maggio del 18, furono sul punto di gettare la spugna. Alla fine del 17, i paesi dell'intesa decisero di aspettare. Aspettare che gli imperi centrali crollassero per la fame. Aspettare gli americani. Ma la guerra non era ancora finita.